Vita Scaletta? Sì. Che vuole? È in arresto per la distribuzione illegale di buoni federali di razionamento. Lei viene con noi. Uno dei benzinai era un informatore. Quello fece il mio nome e costrinsero mamma a dire dove mi trovavo. Ma non sapevano per chi lavoravo e io non glielo avrei certo detto. Harry mi trovò un avvocato, offerto dal boss Clemente. Ero nella merda, ma almeno avevo un salvagente. E tutto sommato sarebbe andata molto peggio se i federali avessero saputo dagli miei altri attività. Considerando che ha partecipato al furto di risorse nazionali, in un momento in cui il nostro paese ne ha più bisogno. Un atto la cui gravità a lei, signor Scaletta. Quel tizio era bravo, ma non poteva tirarmi fuori da quel casino. Avevo una causa persa dall'inizio. 3 mesi più tardi mi misero il verdetto. Vittorio Antonio Scaletta, per i suoi crimini contro il popolo di questa città e di questo grande paese, questa corte la condanna a 10 anni in un penitenziario federale. Prigione federale, ladri, assassini, pedofili, tutti qui. Il peggio del peggio. Va bene, tutti in linea, signori. Seguitemi in fila! E niente stronzate o peggio per voi. Andiamo, testa di cazzo! Vuoi crearmi problemi, figlio di puttana? Mi dispiace, che problema non c'è? Posso. Non parli la mia lingua? Vieni, ti insegno io. Allora, ti piace, schifoso bastardo? Ora alza quel culo e torna no, in fila. Per favore! Muoviti! No. Ehi, furbone, non farmelo ripetere. Torna in fila. Muoversi! Fermatevi lì e giratevi a destra. L'altra destra. Ascoltate bene, stronzi. Sono il capitano Terrence Stone e questa è la mia prigione. Siete qui perché non sapete comportarvi come normali esseri umani, là fuori. Non illudetevi. Adesso il vostro culo mi appartiene. E farete quello che dico, oppure ve ne pentirete! Rompetemi i coglioni e io romperò i vostri per tutto il giorno! Siete stati mandati per la riabilitazione e noi vi riabiliteremo! Ve l'assicuro! Ok, coglioni! Ora vi libereremo! Giusto per darvi una bella ripulita. Ora mettetevi in fila e seguitemi. Benvenute dal parrucchiere, signorine. Diventerete un vero schianto. Ehi, anche io? Ma se non ho neanche un capello. Chiudi il becco, cazzone. Ok, andiamo. Ehi, testa di merda! Fai quello che ti si dice!
Ascolta, bel faccino. Se non fai quello che ti viene detto, ti buttiamo nel buco. Seguimi. Stai cercando di farmi incazzare? Sento il tuo odore, piccino. Benvenuto a casa, tesoro. Entra. Spegnere le luci! E non fate casino, teste di cazzo, se ci tenete alla pelle! Quella sarebbe stata la mia casa per 10 anni. Una merda che puzzava di piscio. Avrei preferito evitare pallottole in Europa. Dopo 3 giorni passati a fissare il muro, ricevetti un messaggio da Joe. Diceva di contattare un tizio di nome Leo Galante, che poteva darmi una mano. Non era un posto in cui sopravvivere da soli. Io ti conosco. Sei l'italiano che era con Barbara nella gioielleria. Sono in questo buco di merda per colpa tua. Sei finito dentro perché sei uno stupido pazzo. Mamma aveva ragione. Dio esiste e ti ha mandato qui, bastardo italiano. Così posso fartela pagare con gli interessi. Pare interessante. Vuoi fare una scommessa? Ti spacco il culo, mangia spaghetti! Forza, ritardato del cazzo! Quel culo italiano! Tu e il tuo amichetto Marco siete morti! Prendilo! Sarà più facile di quella volta che ho infilato una patata in culo a tua madre. Sì, fallo fuori! I finocchietti come te me li mangio a colazione. Hai mangiato i finocchietti? Uccidilo, O'Neill! Indietro! Okay, capito? Basta così, smettetela! Fuori di qui! O finirete forza! Tutte e due nel buco! Ti daremo un po' di tempo per riflettere su quello che hai fatto. Chiudere. O'Neill quasi mi staccò la testa, ma io rimasi in piedi. E credetemi, quando sei dentro, questo conta molto più di quanto si possa immaginare. Quanto a lungo intende tenerlo qui? Finché non avrà imparato la lezione. Credo che le cose cambieranno. Può combattere? Dovrebbe. I ragazzi non l'hanno pestato troppo duro dopo la rissa in cortile. Bene, ecco qui, aprire. Sorridi, Scaletta. C'è una visita per te. Sono Leo Galante. Mi hanno detto che volevi parlarmi. Sì, ecco. Mi manda uno dei ragazzi di Don Clemente. Dice che lei può aiutarmi. Fanculo, Clemente. Io non do protezione alla sua gente qui dentro. Ma ho visto che hai fatto all'irlandese che ce l'ha con te, O'Neill. Potresti essermi utile. Vieni con me, ragazzo. Ora ascoltate, gente. Questo è Vito. Ci potrà dare una mano. Pepe deve affrontare un bell'incontro con O'Neill. Ha bisogno di allenarsi. E da quanto ho visto in cortile, credo che sei la persona più adatta. Tu ci aiuterai, ragazzo. In cambio sarai sotto la mia protezione. E chissà, magari finisce che impari 2 o 3 cosette. Un'offerta da non rifiutare, vero? Non mi pare di avertelo chiesto. Bene, ragazzi.
Adesso si va in scena. Ok, oggi imparerai a contrattaccare. Vito, voglio che tu colpisca Pepe. Cerca di spaccargli la mascella. Pepe, tu eviterai il colpo come ti ho fatto vedere e sfrutterai l'occasione per tirargli un pugno. Bene, ragazzi, iniziamo. Ah, mi divertirò un sacco. Che è bravo a Pepe. Oh. Se la cava. Minchia, che colpo. Bravo. Ehi! È un allenamento o un addestramento? Cambio di programma, amico mio. Il ragazzo è un fenomeno. Quindi ora passeremo al contrattacco. Bene, Vito. Vediamo se riesci a rifarlo. Questo è un colpo che fa sempre comodo. Molti nemmeno lo vedono arrivare. E Pepe è qui e lui non conta. Oh! Niente male. Bene, ragazzo. Bravo. Fammene... Ottimo, Vito. Un altro. Piano! Ce l'hai fatta. Impari in fretta, eh? Bene, gente. Per oggi basta così. Ottimo lavoro. Allora, Vito, quanto ti sei avvicinato a Clemente? Non l'ho mai incontrato. Ho sempre avuto a che fare con Enrico Masino o Luca Gurino. Beh, non ci posso credere. Quell'idiota di Gurino è ancora vivo. Che accordo avevi con loro? Abbiamo fatto dei lavoretti per loro. Luca voleva farci entrare nella famiglia per 5 testoni. Cosa? Tipico di Alberto. È sempre stato un bastardo disonesto. Per caso è più del solito? Già, tipo 5 testoni più del solito. Non devi pagare per entrare, Vito. Ti fanno entrare nella famiglia quando provi di essere leale, di guadagnare e di sapere gestire... beh, sai, la vita. In ogni caso, è un'informazione interessante. Quando si saprà, Alberto e Luca dovranno dare qualche spiegazione. A chi? Cristo. Non ci pensare, ne riparleremo in un altro momento. Guarda dove vai, Bianco. Mi avresti visto arrivare se i tuoi occhi fossero ben aperti, coglione. Galante. Disonesto diavolo Bianco. È un piacere anche per me, signor V. Disonesto. Hai scommesso sul tuo uomo e ha perso. Funziona così in questo paese. E allora, V, propone rivincita. Sì, possiamo organizzare. Tu ci stai, Vito? Un cinese. Dategli uno sgabello e mandatemelo qui. Va bene, V. Pare che avrai la tua rivincita. E stavolta niente stronzate da musi gialli. Ascolta, i gialli sono piccoli e bastardi. Non cercare di mandarli subito al tappeto. Non avresti speranze. Ok. Quindi che devo fare? Colpi veloci. Cerca di sfiancarlo. Quando sarà stanco abbasserà la guardia e potrai andarci giù pesante. Adesso vai e fagli vedere chi sei. Quando Vito avrà finito di mangiarsi il vostro amichetto, glielo regalerete un dolcetto della fortuna? Non accadeva se lui usava stile della tigre.